L'abbazia di Morimondo diventa sede di un concerto di Mozart per raccogliere proventi per combattere la poliomielite. Questa è l'iniziativa del Rotaract e i giovani del Rotary del territorio, andata in scena domenica a Morimondo. Il programma Polio Plus, questo è il nome, è la più grande azione umanitaria del Rotary International e ha da sempre lo scopo di raccogliere fondi e sostegno per porre fine alla polio, una malattia non curabile ma prevenibile tramite un vaccino. L'idea di questo programma è nata nel 1979 grazie al rotariano italiano Sergio Mulic, che con il sostegno del dottor Albert Sabin, inventore del vaccino antipolio orale, lanciò allora una prima campagna di vaccinazione nelle Filippine. I gruppi Rotary Sforzesco e Rotaract Navigli hanno oggi il piacere di aver organizzato un concerto nella fantastica cornice della dell'abbazia di Morimondo per sensibilizzare il pubblico sul tema della Polio Plus, ovvero il programma che c'è che è in campo dal 1988 per l'eradicazione della poliomielite dal mondo. Da quando è iniziato questo programma il 99,9% del virus, dei casi di virus sono stati debellati, ma rimangono ancora due paesi in cui si presenta endemico il problema del virus della poliomielite. 11 sono i casi nel 2023 e dobbiamo ancora darci da fare fino a quando nell'ultimo paese per 3 anni non ci saranno più casi, 3 anni consecutivi non ci saranno più casi di contagi dal virus della poliomielite. Solo allora potremo dire di aver vinto la nostra battaglia che è la battaglia di tutti, la battaglia del Rotary, ma anche la battaglia di tante altre organizzazioni, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Salute, ma anche la battaglia di, magari molti lo sapranno, della fondazione di Bill e Melinda Gates, che insieme al Rotary aiuta a raggiungere questo obiettivo. Ancora nel 1988, solo 35 anni fa, si contavano nel mondo 350.000 casi di poliomielite in 125 paesi ogni anno. Da allora sono stati fatti enormi progressi contro la malattia attraverso una massiccia e capillare campagna mondiale di vaccinazione condotta da Rotary e dai suoi partners, che ha consentito di immunizzare quasi 3 miliardi di bambini in 123 paesi. Oggi i casi di polio sono stati ridotti del 99,9% e i paesi dove la malattia è ancora presente sono solo 2, Afghanistan e Pakistan. Vorremmo risolverlo anche domani, vorremmo già tanto di averlo risolto. Dipende da tanti fattori. L'obiettivo è di risolverlo da qui a 5 anni. Il problema è che le guerre, le chiusure, tutte quelle situazioni in cui rendono difficile per gli operatori del Rotary e dell'Organizzazione Mondiale della Salute di raggiungere i territori più sperduti in cui si può annidiare quel virus, renderanno sempre più difficile raggiungere l'obiettivo, però noi non smetteremo di combattere la nostra battaglia e la battaglia di tutti, come dicevo.